quando noi denunciamo queste cose, insieme denunciamo un dato, un fatto collocabile nel tempo e nello spazio, con precisione quella sera lì in quel posto, e smuoviamo alcuni millenni di depositi culturali accumulati. Perché nella legge mosaica, che è quella che secondo la Bibbia Dio diede a Mosè direttamente sul Monte Sinai, c'è scritto: chi danneggia una donna incinta o una cavalla pregna deve un risarcimento al marito della donna o al padrone della cavalla. E là dove si dice non desiderare la donna d'altri, il testo originario è non desiderare la donna d'altri nella sua capanna o nel suo asino. Non c'entra niente la sessualità, è una questione di potere e di proprietà. Io vorrei che ce ne rendessimo conto, perché anche questa cosa, che il femminicidio c'entra con la sessualità, perché chi uccide, generalmente uccide sua moglie, la sua compagna, la sua fidanzata, con la quale probabilmente aveva una relazione anche sessuale, che improvvisamente questo oggetto, questa cosa di proprietà, diventa improvvisamente una cosa animata che ha anche una volontà propria. Questo è intollerabile. Per chi si ritiene da alcuni millenni, convalidato questo ritenersi da montagne di codici, testi di legge, storie eroiche e meno eroiche, si ritiene l'unico proprietario della terra. Dico questa cosa in questo momento solo per dire che non ci rendiamo neanche conto che cosa questi eventi muovono dentro di noi, dentro ciascuno di noi, anche quelli e quelle tra di noi che sono molto esaminati in questa storia. Perché per esempio appunto questa roba qui dice: ma l'istinto sessuale maschile è incoercibile? E come sarebbe? Allora gli uomini sono animali, non sono persone umane, perché caratteristica delle persone umane sarebbe quella di governare i propri istinti. E poi ditemi un po', ma è possibile dire che è incoercibile se nello stesso momento tu hai il raptus sotto la parte e il viagra in tasca? Non è che proprio sempre che lì esplosiva e incoercibile. Qualche po' di autocoscienza anche fatta tra i maschi forse sarebbe utile, purché non si pensi che con queste robine qui si risolvono grandi problemi. No, però intanto ci si rende conto di alcune cose, perché queste cose sono stabilite dentro di noi da millenni appunto. Io ricordo quando facciamo la raccolta delle leggi contro la violenza sessuale, che è l'unica legge di istituzione popolare approvata in Italia, il marito aveva diritto di picchiare la moglie, perché aveva lo ius corrigendi, la correzione manuale era un diritto, poteva essere denunciato solo per abuso di mezzi di correzione, e abuso di mezzi di correzione vuol dire che ti ha mandato all'ospedale almeno per 20 giorni per convenzione medico. E quindi era ovvio che tu eri, quando una ragazza denunciò il suo stupratore rinunciando al matrimonio riparatore che avrebbe estinto il reato, come sempre diceva il codice Rocco, dovete poi cambiare città, perché insomma l'hai mandato in galera. E sì, ma lui mi ha pure violentato, e se le leggi che avete fatto prevedono la galera per chi fa una violenza che viene scoperta, va in galera, cosa devo farci io? Ma lo dovevi sposare? Ma come dovevo sposare quello lì che mi aveva violentato? Però l'opinione comune era che non avrebbe dovuto mandarlo in galera, quindi non si deve denunciare. Siamo sempre lì, cioè torni ad essere sempre in questo cerchio che sono permessa di ricordare, perché quando facevo la staffetta partigiana, io ho il brevetto di partigiana combattente con il grado di sottotenente, quindi mettetevi sull'attenti quelli che siete meno di sottotenente. Allora, venendo giù dalla Val d'Ossola, dove facevo appunto tra l'altro la staffetta, il comandante partigiano mi accompagnava sempre fino a dove era possibile, nel senso che fino a dove i fascisti non c'erano. E nel momento di accompagnarsi da me, un giorno mi dice: ma cosa dice il tuo papà che tu sei sempre in giro da sola giorno e notte per le strade in bicicletta, tu che sembri una brava ragazza? Cascata proprio in tutti i più banali equivoci di qualsiasi maschilista cretino, di qualsiasi ragazzo ignorante, di qualsiasi provinciale che non ha mai visto il mondo. Preciso, il mio papà è in campo di concentramento in Germania, può bastare per una brava ragazza, e noi sono andata via. Con una rabbia maledetta, continuava a dire, però la Robinson, che era un ragazzo di 17 anni che faceva anche lui il partigiano, questa staffetta, perché non avendo obblighi di leva non potevano arrestarlo, qualcuno gli ha mai detto, ha detto alla mamma di metterti la maglietta perché in montagna fa freddo. No, lui tutte cose non mi viene. Allora, passa un po' di tempo, nell'Udi, ho dovuto una roba così proprio, una roba di massa del PC, brave donne, tutte le nostre madri, nonne, cioè nessuno pensa mai che Rudy sia un luogo importante. Un giorno sul settimanale una scrive:
un articolo in cui dice, insomma, voi non ci trattate bene, e il succo dell'articolo è, che è anche il titolo, compagni in sezione, fascisti a letto. A Paietta si incendia, si incontra come fascista a me, che mio nonno, mio padre, mio zio, mio cugino, tutta la parentela, siamo anche fascisti, uno è morto in galera, l'altro è morto in battaglia, cioè, tutti così, fascista a me, e argomenta in questo modo. Alla fine l'articolo viene pubblicato e sotto c'è scritto: caro compagno Paietta, ti abbiamo letti ma non ci hai convinto, dunque compagni in sezione, fascisti a letto. E Ludi ha raccolto delle testimonianze pubblicando un libro intitolato Sesso Amaro, che sono 80 racconti di donne che cercano di spiegare quali furberie applicano per non essere aggredite e violentate dal marito quando non ne hanno voglia. Tipo rimanere alzate a cucire fino alle 3 di notte, quando quello lì proprio è morto dal sonno, roba così, così senza... Insomma, tutta una serie di cose di questo genere, che dicono molto sulla miseria del matrimonio. Ma intanto, nella sinistra ufficiale italiana, continuava questa storia, e soprattutto con questa cosa. Il 25 aprile del 45 si prepara a Milano la grande manifestazione del 25 aprile, per l'appunto. Togliatti dice per la prima volta la sua famosa frase: le donne non devono esserci, perché il popolo non capirebbe. Forse doveva capire il popolo, perché secondo lui il popolo avrebbe capito che noi eravamo state le puttane dei partigiani, quindi non potevamo sfilare. Se invece lì in prima fila ci fosse stata la Gisella Floreanini, per esempio, qualcuno avrebbe capito che lei poteva stare benissimo a fianco di Boldrini e non doveva starsene a casa. E peraltro quelle poche che ci sono andate hanno sentito dei tali insulti da parte del popolo che stava lì ai fianchi, che hanno detto: è vero, il popolo non capisce. E intanto Togliatti andava avanti lo stesso, e viene eletta la Costituente. C'è una compagna che si chiama Teresa Mattei, una grande comunista toscana, che stava con un compagno. Non erano sposati, perché lui era sposato, non c'era ancora il divorzio, quindi dovevano per forza stare insieme così, ma non ci mandava granché. Era la più giovane eletta alla Costituente. Una mattina va da Togliatti e dice: guarda, sei il primo a cui lo diciamo, sono incinta, sono felicissima. Così dice, per fare una battuta: finalmente in Parlamento ci sarà anche la rappresentante delle ragazze madri. E Togliatti dice: oh, abortisci o ti dimetti, perché il Partito Comunista non può sfidare la morale cattolica a questo punto. Il popolo non capirebbe, seconda volta che il popolo bue non capisce niente. Dopodiché la stessa cosa succede con la Iocchi. Quando Togliatti la conosce, lei è già deputata, lei non ha fatto carriera per via di Togliatti, ha avuto la carriera spezzata, se no diventava Presidente della Repubblica, di sicuro sarebbe stato un ottimo Presidente della Repubblica, prima o poi la Iocchi. Va bene. Allora, anche la Iocchi improvvisamente si trova balzata nelle braccia di questo signore, il quale continua a essere il migliore. Ha mollato la moglie, che era un'operaia della Fiat, che lui aveva sposato per far vedere che un dirigente del PC sposa un'operaia. Poi la mette da parte, si mette con la Iocchi, la quale Iocchi non ha mai potuto essere fotografata in pubblico mentre era con Togliatti, fino a... Sempre. E la volta che è rimasta incinta ha dovuto abortire anche lei. Una vita infelice stracciata da questa cosa. E siamo sempre, come vedete, nella sinistra queste cose succedevano anche in altri tempi, non è una degenerazione di questi ultimi ragazzi che non capiscono niente, così come si dice abitualmente oggi. Questa è una costante invece. Nell'AMPI, di cui adesso parlo, mi è stato affidato l'anno scorso di preparare un convegno, perché il nostro presidente, che è uno sdraiato su una linea che non c'è, perché lui è convinto che il PD è una linea e che lui la deve difendere a tutti i costi, vorrei proprio, comunque è sdraiato. E io propongo una cosa, dicevo, dobbiamo fare la ricostruzione dopo questi 20 anni di berlusconismo, sono quasi peggio di 20 anni di fascismo. Allora, cosa c'è da ricostruire? Io dico, guarda, posso elencare, mi interessa molto questa cosa, però mi interessano di più le costanti, cioè che cosa, nonostante guerra, fascismo, antifascismo, resistenza, l'Italia democratica, referendum della Repubblica, monarchia, tutto quanto, c'è ancora. Ed è che c'è ancora una doppia morale, che rispetto all'uso della sessualità uomini e donne non sono la stessa cosa. Dire di Dio non si può, ma non è vero, ma la DC è peggio, ma la Chiesa vorrei vedere, però... L'AMPI non è meglio, insomma, ecco, cioè siamo ancora lì, non si può dire nemmeno questo, cioè, questa costante continua a esserci.
da che cosa dipende? È una questione che riguarda la sessualità? Non è una questione che riguarda la sessualità, è una questione che riguarda il potere e che riguarda la proprietà. E quando stracciamo questo velo, secondo me facciamo una grande operazione, perché altrimenti siamo sempre lì. Una volta che lo Stato dice la società è libera, benissimo, dopo non è vero, allora libereremo. Ma se tu sbagli proprio terreno, allora sbagli proprio, insomma. È quello che mi fanno venire in mente questi episodi, che continuano ad essere tristissimi, anche perché proprio non sono svelati. Se si sbaglia sempre il terreno di confronto, di conflitto, il conflitto non c'è mai, viene sempre bypassato, insomma. Io sono convinta che la questione di cui ci stiamo occupando è iperpolitica, appunto perché riguarda il potere e la proprietà. E fino a quando le donne sono considerate in qualche modo proprietà degli uomini, ci sono anche alcuni uomini poco virili che sono proprietà di altri uomini o di altre donne, ma il ragionamento è sempre quello: c'è qualcuno che è più rappresentativo di una cosa che viene considerata positiva, mettiamo l'essere maschio, anche Dio è maschio, eccetera eccetera, e non può che essere uno naturalmente, poi è anche trino, ma poi di quei tre comunque due hanno la faccia, sono il padre, bello barbuto, il vecchio patriarca, il figlio, il giovane Dino che va intorno a fare miracoli. E lo Spirito Santo soffia dove vuole, ma non ha molto, Eppure Ruach, che è il nome ebraico dello Spirito Santo, è femminile, sarebbe la femminilità nel Dio, nella divinità, interessante come concetto, ma non ha volto, non ha nome, non esiste. Se non veniamo al dunque, che cosa è veramente in gioco in questa faccenda, facciamo soltanto un po' di croce rossa ogni tanto, un po' di cerotti, un po' di buone azioni, non andiamo al dunque. Ecco. Resto sempre con questa un po' di bocca amara, insomma, perché mi sembra così strano che non diventi subito chiaro che è in gioco una questione di potere, proprietà.